Siamo qui con Christian di Big Bang Pixel. Ciao. Ciao. Allora, raccontaci un po', tu hai rilasciato Skiddy da un po', come è andato, come... Raccontaci un po' di... Abbiamo rilasciato una prima versione per Windows Phone e l'abbiamo rilasciata solo in Italia perché essendo un team indie sicuramente facevamo errori e ci serviva un attimino per capire come fosse il terreno. Adesso invece l'abbiamo rilasciata in tutto il mondo, però per Windows 8 la versione PC. Quindi se una persona ha la versione PC lo può scaricare. Tra l'altro adesso è gratuita. Basta dare 5 stelle e mettere un commento ultra entusiasta. E niente, abbiamo superato le 10.000 copie, abbiamo superato qualche giorno fa, Windows 8 è uscito da poco, quindi direi che sta bene. Si vede quando vai a guardare le applicazioni migliori, quelle top right, ci sono. Quindi ottimo. E quindi hai parlato comunque di Windows Phone, Windows 8, com'è sviluppare insomma su questa piattaforma, come ti sei trovato e lo consiglieresti a... Allora, io sono il game designer, il programmatore conosceva XNA, abbiamo fatto Windows Phone e poi abbiamo portato tramite Mono, abbiamo su Windows 8, in realtà abbastanza in poco tempo. Quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di mettere le cose che ci sono in più che ha Windows 8, che ha molte cose particolari come prendere e poter mettere su, non solo su Facebook e Twitter, ma siccome Windows 8 ha una cosa esterna, lo possiamo mettere anche su Badoo, su quello che l'utente ha installato, o per esempio si può usare mouse, tastiera, che ovviamente sul telefono non ci sono. Abbiamo cercato di focalizzarci per far sì che l'esperienza sia migliore anche per una persona che... Perché Windows 8 è pensato molto per il touchscreen, però una persona che ha un computer da anni e ha installato Windows 8 ovviamente non ce l'ha il touchscreen. E allora niente, è totalmente giocabile anche tramite tastiera, tramite mouse, uno può scegliere quello che vuole, anche il joypad può usare. Esatto, nel tuo talk ieri hai parlato anche di come sia... il gioco sia anche accessibile anche a vari tipi di, appunto, di controlli, per alcuni tipi di disabilità, eccetera. Raccontaci un po' di questo. Allora, questo in realtà lo dovremmo iniziare, non l'abbiamo ancora fatto, abbiamo delle idee. Allora, quello che chiede la Microsoft, per esempio, sono che ci sia un forte contrasto per far sì che chi non vede bene possa capire cosa succede. Vorremmo fare un passo oltre, quindi farlo anche proprio per i non vedenti. Questo perché il gioco ovviamente lo permette, è un puzzle game puro, non ha componenti action, quindi la persona può prendersi il tempo che vuole per ogni mossa. Quindi stiamo cercando di mettere a punto un sistema anche per loro. Quindi comunque ci state già lavorando e nel caso pensate di sviluppare in un futuro qualcosa usando tutte queste... Sì, adesso il primo update che faremo aggiungeremo, ci stiamo concentrando più che altro su fare i nuovi mondi, anche perché adesso lo stiamo mettendo gratuitamente, invece il passaggio prossimo metteremo in app purchase, paghi, molto probabilmente faremo pagare il minimo possibile. Questi e anche i mondi che verranno dopo li daremo tutto quanto con una sola opera. E il fatto di averlo rilasciato solo in Italia all'inizio, come è andata come cosa? Nel senso, avete avuto un buon successo? Allora, in Italia su Windows Phone sì, nel senso anche perché le critiche abbiamo quasi 5 stelle, ci manca un pochettino, quindi vabbè, anche le critiche sono ottime. Comunque poi ci è servito anche venire a manifestazioni come questa, Games Week o tutte le altre, anche per avere dei feedback dalle persone o anche dagli altri sviluppatori. Va bene, grazie di tutto e ringraziamo Christian e alla prossima. Ok, ciao.